sfida. Il motivo per cui siamo arrivati a questo progetto sta nelle radici storiche del nostro sistema di rappresentanza. Il nostro sistema di rappresentanza, che l'anno scorso la Presidente ha celebrato nei suoi 100 anni, è un sistema basato su confini provinciali, una risposta alle organizzazioni sindacali che a quei tempi si stavano organizzando su base provinciale. La rappresentanza, da allora sono passati 100 anni, qualcosa è indubbiamente cambiato, la rappresentanza è cresciuta ben oltre quella sindacale, tra l'altro sarà uno dei motivi che oggi riprenderemo, certamente Confindustria non è solo rappresentanza sindacale, si è arricchita di tutta una serie di competenze, modalità, presenze, attività che l'hanno posta ai vertici della nostra società, della nostra economia, come uno degli interlocutori più credibili. Il federalismo è stato il grande cambiamento che ha dato un peso diverso al nostro sistema regionale, ai nostri sistemi regionali, dove passano sempre di più la maggior parte degli interessi dell'impresa, e questo è indubbiamente un cambiamento esterno che ci ha indotto, come dire, a riflettere sulle nostre modalità di organizzazione. Inoltre l'evoluzione tecnologica, noi sempre più parliamo di banda larga, parliamo di rivoluzioni tecnologiche, di modalità di nuovo lavoro, indubbiamente rendono le comunicazioni anche attraverso territori più lontani geograficamente, indubbiamente un rapporto meno costoso, più semplice. Le imprese associate indubbiamente negli anni hanno acquisito anche una maggiore consapevolezza di nuovi livelli di efficienza e giustamente, come dire, richiedono che il sistema sia più efficiente, meno costoso e più diretto agli scopi che si prefiggono. Il peso delle regioni e il peso dell'Unione Europea è cresciuto molto in questi anni rispetto a danno, diciamo, dei comuni e delle province. I mercati di riferimento sono cambiati, i nostri associati ci chiedono politiche di intervento, ripeto, non legate strettamente al tema sindacale, direi quasi che il tema sindacale oggi è quasi minoritario nella richiesta, nelle interazioni che noi oggi abbiamo con i nostri associati, mentre ci chiedono nuove linee di tendenza, la globalizzazione pone nuove sfide sulla internazionalizzazione del nostro sistema e questo richiede dimensioni, richiede qualità delle persone, dei professionisti che assistono le nostre imprese. Ci siamo posti nuovi obiettivi, innanzitutto quello di credibilità, volevamo valorizzare e capitalizzare su un brand già molto forte che è quello di Confindustria nei confronti del mercato, delle istituzioni. Volevamo mantenere e rafforzare i presidi territoriali, noi abbiamo fatto un'operazione di centralizzazione, come vedrete, dei servizi, centralizzazione della politica, ma decentramento e qualità migliore sui territori e quindi un mantenimento e un rafforzamento della qualità e del rapporto con le imprese sui territori. Volevamo mantenere e incrementare la capacità di rappresentanza nelle istituzioni locali, nazionali e regionali e quindi, come dire, cercare di definire in maniera chiara chi sono gli interlocutori per le nostre istituzioni, dando peso, diciamo, alle loro voci. Il posizionamento e quindi un orientamento verso le esigenze delle imprese associate e quelle potenziali, definire la nostra offerta chiara, omogenea, di qualità nei confronti delle imprese sul territorio regionale, quindi definire una politica di servizio nei confronti delle imprese che fosse omogenea e quindi, come dire, porci il tema del rapporto con la concorrenza, quindi la concorrenza che esiste anche nel mercato associativo. Volevamo semplificare i processi interni, dare maggiore opportunità di focalizzazione delle nostre risorse, il valore poi di una grande associazione è fatto dalle persone, oltre, come dire, che dalla loro storia e dal posizionamento, verso quelle che sono le reali esigenze della base associativa. Un'industria è l'associazione che raggruppa le quattro territoriali di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, che mantengono la loro ubicazione, come vedete, a livello di sedi operative, diventando così la seconda associazione territoriale di Confindustria per numero di associati e la prima associazione in termini geografici, quindi è la prima associazione territoriale in termini di geografici, in termini di ampiezza geografica. Abbiamo oltre 4.000 imprese associate con circa 250.000 dipendenti. Le imprese di un'industria rappresentano il 90% di tutti gli associati a Confindustria Lazio.
sono divisi un 70% di servizi e un 30% di industria. Io qui come dire, sottolineo il fatto che storicamente Roma era un'azienda tendenzialmente a prevalenza, anzi molto con una forte prevalenza, diciamo, dell'area dei servizi, servizi naturalmente in senso allargato, quindi servizi tecnologici, servizi informatici e quant'altro, con l'ingresso di Frosinone, di Viterbo e di Rieti, che sono tendenzialmente più manufatturieri, noi, come dire, mettiamo in piedi un equilibrio maggiore, quindi maggiori sinergie tra il mondo manufatturiero e il mondo dei servizi. Il 90% delle imprese associate, quindi 3.600 imprese associate, poco più di 3.600 imprese, sono aziende fino a 100 dipendenti, quindi questo è anche una grande responsabilità verso il mondo delle piccole e medie imprese nel nostro territorio. È il più grande numero, diciamo, di aziende di piccole dimensioni, di piccole e medie dimensioni, oggi presente in Confindustria. Grazie ancora della pazienza, lascio la parola alla Presidente, poi se mai i Presidenti se vogliono aggiungere qualcosa. Grazie. Sono molto felice di essere qui, ringrazio Aurelio, ringrazio i presidenti qua presenti, mi fa piacere partecipare, essere presente, essere anche un po' testimone della nascita di un'iniziativa estremamente importante che io giudico in modo molto positivo. Non ripeto i numeri che ha detto Aurelio, ma insomma siamo certamente in presenza di una riorganizzazione importantissima, è vero, è la più importante fatta all'interno del sistema. Ricordavamo prima, venendo in macchina insieme, la precedente riguarda una piccola, la Basilicata, insomma, ma capite che è un po', sono diverse le dimensioni. E quindi questa è un'innovazione importante, significativa, che ovviamente parte, è partita qualche giorno fa, si svilupperà nel corso, mi dicevi prima, del prossimo anno e mezzo, ma è certamente oggi che nasce in modo chiaro ed evidente. Quello che noi faremo, e questa cosa che oggi un'industria è un esempio molto positivo, il più importante, è proprio quello di valorizzare le iniziative che ci sono sul territorio. Ci tengo a dire che noi siamo un'associazione, un'istituzione che ha componenti diverse, abbiamo territori diversi, abbiamo aziende diverse, abbiamo istanze diverse, quindi non credo nemmeno che ci possa essere un esempio che vale per tutti, credo che ci possano essere vari modelli di innovazione, questo è uno, ce ne sono altri che sono in corso nel nostro territorio, nelle nostre associazioni diverse, magari anche meno avanzate di queste, dove si parla magari di mettere insieme servizi mantenendo la rappresentanza, altre sono invece diciamo simile alla tipologia che è stata portata avanti qua in un'industria. Ecco, l'importante è che ognuno trovi la sua strada per l'innovazione, trovi la sua strada per capire il cambiamento, cavalcarlo, addirittura anticiparlo, con l'obiettivo appunto di essere vicino alle nostre imprese. Quindi dobbiamo, il nostro sistema imprenditoriale ha complessivamente tenuto, nonostante tutto noi siamo ancora il quinto paese più industriale del mondo, siamo il secondo più grande esportatore d'Europa dopo la Germania, quindi abbiamo un sistema produttivo capace e forte, lo dobbiamo valorizzare, dobbiamo sostenerlo, chiedendo e facendoci anche promotori di progetti rispetto alla politica, rispetto alle altre istituzioni, ma anche lavorando, direi soprattutto in prima battuta, lavorando proprio al nostro interno per essere sempre più forti, più vicini alle nostre imprese, quindi per dare un sostegno reale e concreto a tutte le nostre imprese. Grazie.